E dovremmo essere live. Ciao a tutti, io sono Ok. Ivan Zorico, direttore editoriale di Smart Marketing. Qui con me c'è Raffaello Castellano, direttore responsabile della rivista. Ciao Raffaello. Eccomi qua, mi è arrivata una notifica sul cellulare che mi ricordo che non l'ho ancora spento e silenziato, quindi provvedo a fare subito questo e vi saluto tutti i nostri web spettatori, telespettatori, quelli che aspettano, quelli del calcio, insomma Esatto. tutti quanti. Stavo riflettendo nel countdown che praticamente mi mette un'ansia sempre questa cosa, 13, 12, 11. Non so, a te piace un sacco, ma a me mette un'ansia incredibile. Ho Comunque, capito, detto ma deve essere questo. così, è proprio bello perché, anzi, in realtà ci sono quegli eventi, la maggior parte delle dirette partono sempre con una schermata che in realtà ha un proprio countdown che di solito parte 2 o 3 minuti prima, quindi, Lo e so, lo forse, so. Ma appunto, 2 minuti hai tutto il tempo no, come no, dire, di assorbirlo. 13 secondi vengono abbastanza in ho capito. fretta. Mi rendo conto, però noi sappiamo che lunedì stasera andiamo in diretta. Tra l'altro, oggi faremo anche delle comunicazioni importanti alla fine della puntata, quindi seguiteci fino alla fine. Oggi è una Esatto. puntata, Ivan, di che tipo? Sentiamo. È molto interessante, Raffaello. Vedi, Non so mi piace se... Sì. perché non usi mai questi termini e mi No, sembra molto esatto. sei estremamente originale nel tuo vocabolario. Infatti, è la Esatto, solita trivitera che esatto, esatto. dice ogni volta. E io vi dirò che oggi è veramente istruttiva la puntata di oggi. Abbiamo una puntata come non è trasversale, è verticale quella che facciamo oggi, ma abbiamo un ospite che insomma, è una persona dalla quale possiamo veramente imparare tanto, non solo Esatto. da quello che fa a livello tecnico e come professionista, ma anche dal proprio stile comunicativo che ha, che secondo me è il suo vero valore aggiunto. È una persona dotata di una grande simpatia umana che probabilmente non dovremmo scordarci sul web, perché anche questo ci può contraddistinguere e identificare nel mare Esatto. magnum di internet. Lo In una vogliamo chiamare parola, diciamo, subito? ha un ottimo personal brand, diciamo, come Ah, si e beh, direbbe in infatti, questo gergo. sì, senza dubbio, senza dubbio. Allora, Allora, approfittiamo di questi secondi, Ivan, per fare esatto, cosa? per fare le dovute e consuete condivisioni e Che poi, io non. Sì, scusami, perdonami. passiamo, diciamo, a presentare A la puntata, B il nostro ospite. La Ok. puntata si chiama Professione Content Creator, l'importanza della continuità. E diciamo, per parlarne abbiamo invitato una persona che adesso introduco nella diretta, che è Fabio Antichi. Eccolo qui. Buonasera, Ciao Fabio. buonasera, Ciao. ciao. Eccolo, Guarda, una persona sono che la... innanzi anch'io, avete fatto troppi complimenti, non No, sarò mai in grado di rispettare questa aspettativa. vai tranquillo, vai Vai tranquillo. Tra l'altro tranquillo. Fabio, non lo conosciamo personalmente, ma diciamo che possiamo dire che è come se che lo conoscessimo da sempre, perché vedendolo tutti i giorni, e poi vi spiegheremo perché, se non lo conoscete, diciamo si è creato una sorta di legame quasi affettivo. Se non lo vediamo la mattina ci preoccupiamo, diciamo che cosa sarà successo. Perché Fabio Infatti. Antichi, e poi ce lo direi tu stesso, diciamo da qualche tempo, non so quanti anni, almeno un paio credo, Due infatti, anni. hai fatto un paio, porta avanti un'attività lodevole, che è news marketing, dove sostanzialmente lui da mattina si sveglia di buon'ora, poi ci dirà anche a che ora, e fa per noi una rassegna stampa delle notizie principali, tema marketing e comunicazione. Una cosa molto importante per chi è addetto ai lavori, perché sappiamo bene che se per 2 settimane non leggiamo un blog, non vediamo un report e quant'altro, siamo praticamente invecchiati di 6 mesi. Invece Fabio, per fortuna, fa tutto questo lavoro per noi. Però Fabio, Infatti. noi solitamente facciamo presentare appunto il nostro ospite con le sue parole, quindi prego, prenditi la scena e presentati. Niente, Raccontaci chi sei. sono Fabio, appunto, percorso lavorativo cioè, come tanti nel nostro settore, boh, circa 15, poco più anni fa. Ho iniziato dalla piccola agenzia dove montavi il sito, facevi la SEO, un po' di ADB, un po' tutto. Poi fortunatamente le cose sono andate bene, quindi da lì mi sono verticalizzato prima nella SEO, poi nell'ADB e poi nell'agenzia dove sono adesso, che si chiama Adibix. Rispondiamo più in generale alla domanda, devo vendere di più, in sostanza. E sono appunto. E poi ho cominciato a fare una piccola rubrica che è nata per caso, ovviamente. Però è stata motore di un sacco di cose belle e soprattutto di una lezione importante per me, perché molto spesso ci ritrovavamo già in passato a dire al cliente quando lo rappresentavamo: fai, fallo, sarebbe bene che, quando lo provi sulla tua pelle, è tutta un'altra avventura e ti rendi conto di alcune difficoltà che avevi sottovalutato in dei casi, ma anche di tanti pro che avevi sottostimato. E quindi. Insomma, sono proprio contento, è una cosa che mi piace tanto.
E di tutto questo vogliamo parlarne proprio oggi, Fabio. Infatti. Allora, sì, fatemi fare un attimino di giornalista perché insomma mi piace anche perché insomma c'ho quel tesserino che bene o male non mi serve a niente, però fondamentalmente si qualifica anche in questo, insomma, e grazie a quello, non fosse altro che sono diventato direttore del giornale, grazie al fatto che fossi giornalista, perché lo dico a scanso di equivoci, non siamo un blog, noi siamo un reale giornale depositato anche se siamo online. Depositata a Tribuna di Taranto, dove siamo nati perché siamo del sud, con grandi sacrifici da parte mia e ancora di più da parte di Ivan. Niente, allora la rassegna stampa è una delle cose più belle da fare. Tra l'altro, si fa di mattina perché farla di sera ha un meno impattante, diciamo. Quella che fa Fabio, appunto, news marketing, hashtag news marketing, o meglio conosciuto, insomma, mettendoci anche news di marketing, è un prodotto abbastanza unico in quello che vediamo, perché lo fai con una grande regolarità, diciamo che riesci a pubblicarlo dalle 3 alle 4, diciamo le 4 volte a settimana, come Tre, media. una volta ogni Tre. 2 giorni. Una volta ogni 2 giorni, pardon, sì, scusami, una volta ogni 2 giorni, mi sarà capitato di vedere qualche ripetizione, Ho quindi me ne scuso. ridotto la frequenza. Hai ridotto la frequenza, hai cominciato in 4 e 5 giorni o tutti i giorni, come hai cominciato? Per un piccolissimo periodo ho provato a farlo una volta al giorno. E Non poi sei era morto, e sostenibile. poi sei morto, Sì. poi sei morto. Allora sono passato una volta ogni 2 giorni, weekend compresi. E la cosa molto curiosa è che, pur trattando di un argomento prettamente di lavoro, sabato e domenica c'è una reach spaventosa. Ma che è Perché la quello? gente ha Che è più quello? tempo. È vero. Il problema è che non avevo più Che io. non ce l'hai Ho tu. Sapete che non ce l'hai tu. smesso. Allora, nella presentazione l'ho detto, oggi faremo grandi risate perché nella presentazione ho detto che la cosa che ti contraddistingue è anche il tuo stile comunicativo. Niente, è particolarmente simpatico perché tu dici cose con grande senso, con grande logicità, perfettamente precise e super utili, però hai questo modo di rapportarti con, ecco, come devo dire, Dai la del cosa. tu, dai del tu, dai Sì, del dai tu. del tuo alle persone. La cosa bella è che io sono convinto che molta gente ti abbia contattato, al di là di ringraziarti per la citazione, adesso ci arriviamo a questo punto, perché ovviamente tu fai una rassegna stampa citando quelle che sono le fonti, ma ancora più io sono convinto che molta gente ti abbia ringraziato, perché dicendo Fabio, quando ci troviamo dalle nostre parti, andiamoci a prendere una birra, perché è anche il pensiero che abbiamo avuto ieri, Ivan, è proprio questo stile amichevole che c'hai. Allora, torniamo qua, le difficoltà che ci sono per poter fare qualcosa, cominciamo a fare. Tu sei un content creator a tutti gli effetti, ma sei anche un curatore di contenuti, perché in realtà proprio news marketing, le news di marketing nascono proprio come appunto una rassegna stampa to court, però verticale sui temi del marketing, di quello che riguarda appunto tutto quello che riguarda il mondo del web e dei social. Esatto. Ogni mattina tu ti alzi e ovviamente c'è un lavoro di ricerca, perché anche se adesso lo fai un giorno Facciamo sì, un giorno vedere a lui no, però, Fabio, sì, volevo proprio Raffaele. sapere, No, stavo accennando. assolutamente. Quindi vai Fabio, facci capire un pochettino come funziona la giornata di Fabio Antichi, vai. Allora, come tutte le cose, nasce in un modo, evolve in un altro e ti scappa un po' di mano. Nel senso che quando io ho iniziato, a me piace, no? E quindi il mio obiettivo futuro sarebbe anche di dedicargli maggiore tempo e attenzione. Perché la critica che faccio a me stesso è la ricerca della qualità, no? Cioè, lavorare in ristrettezza di tempo porta a imprecisione o alla mancanza di approfondimento, cosa che anche in maniera egoistica uno vorrebbe fare, uno vorrebbe metterci del proprio, no, in quello che sta Certo. facendo. Il limite però è il tempo. Quando io ho iniziato appunto per caso, io parcheggiavo l'auto a circa 3 minuti e mezzo a piedi da dove avevo l'ufficio e mi registravo in quei 3 minuti, andando a memoria su quelle che erano le novità che mi avevano più colpito, trasponendo lì quello che era l'ingresso in ufficio. Quando ti arrivavi in ufficio con i tuoi colleghi, facevi: ragazzi, avete visto che... Badabà, no? E ti raccontavi quelle che erano le novità del giorno su cui valutare se appunto potevano essere interessanti. Poi in realtà la cosa è cresciuta perché ti si cominciava a creare dei problemi, cioè dicevi: intanto non te le ricordavi tutte. Poi avevi qualcheduna, era un po' più complicata. In quel modo lì non avevo modo di citare le fonti, appunto, perché era difficile ricordarsi tutte le fonti. E quello era per me una questione etica, no? Nel senso che io mi piace molto la scienza e quindi non considero affidabile nessun articolo che non citi le fonti. Cioè, se sostieni una tesi e non spieghi perché o non mi linki da dove l'hai preso quell'informazione, per me non è, cioè, semplicemente non esiste quel È contenuto. un'opinione. Sì, è un'opinione, però finisce lì, no? Che è importantissima l'opinione, A non voglia. fraintendiamo. Cioè, dimmi se dico male, visto che tu sei un giornalista per davvero. No, Un no, 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 è così che si fa, è così che si giornalista fa. prende un dato e ti dà la sua opinione su quel dato, Giusto. ma del dato ti dice perché.
Cioè, io parlo di questo dato perché il dato esiste e qua è riportato. Ti dice chi sono i capiscuola, se citi una teoria, se citi una dittatura. Esatto. Ti dice chi sono i libri di riferimento, ti dice se ha preso un virgolettato, da dove l'ha preso. Perché, esatto, insomma, è giusto che il giornalista ci metta un'opinione. Non è ansa che ti riporta semplicemente un fatto. Ci mette il suo punto di vista, un'interpretazione. Aiuta l'utente nel capire come evolve il mondo, mettiamola così. Ecco, io in qualche maniera ci provo nel mio piccolino. Però, appunto, tra raccogliere le informazioni e soprattutto pubblicarle, il tempo è diventato molto più lungo, perché io quando ho iniziato la pubblicavo su Facebook. Poi Facebook sono diventati due profili, quindi c'è una pagina Fatti di SEO, la pagina a cui devo tantissimo, devo ringraziare soprattutto il suo amministratore, Francesco Margherita, perché è stato lui che quando pubblicai il primo video pubblicato grazie a Anna Ventrella, che mi disse, via, provaci. Fatto il primo video, Francesco Margherita mi chiamò e mi disse, continua. Perché ovviamente io ho fatto il primo video e pensai, mamma mia che figuraccio, basta, mai più, mai poi. E mi motivò a continuare, mi ha aiutato dandomi tante dritte nel tempo, e poi è arrivato LinkedIn, poi il podcast, poi YouTube, poi la newsletter, poi Telegram, e ognuno singolarmente sono 5-6 minuti. Almeno, 5-6 minuti perché sei veloce. A caricarlo, se hai una buona connessione, però... 5 minuti per 10 sono 50 minuti. Esatto. Sei andato un'ora. Aspetta, è questo solo quando hai già fatto il contenuto? Prodotto. TikTok, che fai oggi? Non prendi TikTok. E quindi, quindi in media almeno 2 ore, tra le 2 e le 2 ore e mezzo. Quindi è diventato molto più impegnativo. E poi è iniziata, tra virgolette, anche una parte politica, nel senso che ricevo e sono, non so come ringraziare tutti coloro che mi segnalano una news. Ma in dei casi si pone il problema che più persone ti segnalano la stessa e te ti senti in colpa, no? Cioè, non vorresti mai depennare qualcuno perché è arrivato tardi, in realtà ti ha comunque fatto una cosa super utile, super gentile, no? Quindi è difficile non offendere nessuno, anche semplicemente sbagliando un tag, certo. Perché spesso la stessa persona ha nomi diversi su social diversi o non è presente e quindi le omonimie. E ti dispiace, no? Cioè, una persona si è impegnata, ha fatto qualche cosa e te sbagli, certo. Ormai cioè, è bruciata, no? Cioè, non puoi tornare indietro, correggi il post 2 ore dopo, il picco di visibilità ormai è andato. Certo. Quindi, insomma, non è semplice. Vorrei migliorarmi, appunto, ma richiederebbe tanto, tanto tempo. Tempo che sto cercando di ritagliare. Allo stesso tempo, questa cosa mi piace, ma... non potrei farla se non continuassi a avere le mani in pasta, quindi io non posso diventare un content creator, io devo essere un tecnico che si presta un pochino al content creator. Fabio, ti posso fare una domanda tecnica in questo senso? Sì. Mi sono sempre domandato, come mai tu fai una rassegna stampa così lunga, 10, 15, 16 notizie, e invece di soffermarti, ad esempio, su 5 e magari dare il tuo approfondimento? Bella domanda. È stata proprio una tua scelta stilistica sin dall'inizio? Ah, ok, completamente. No. Il problema è che è un mondo così dinamico che io tutti i giorni ho difficoltà a condensarne meno di 20. Okay. Perché ne succede un sacco. Cioè, ogni giorno ci sarebbe un milione di cose da vedere e dico, cavolo, ma come? Questa non se ne parla. Ma è così importante? Cioè, la trovo importante. Non... La escludo? Mi dispiace. Quindi la scelta diventa importante in questo caso. Quindi ho difficoltà a scremare sempre più i giorni in cui riesco a averne 13. Sono contentissimo perché guadagno secondi. Certo. No, quindi posso parlarne un pochino di più, che significa aggiungere tipo 8 parole. Che aggiungi tantissimo. Però il problema è che sono davvero tante e questo fa impressione. Finché non l'ho visto sulla mia pelle, è cavolo, è così dinamico questo mondo che è spaventoso. Cioè è impensabile... riuscire a essere sul pezzo di più argomenti, ma essere sul pezzo anche di uno solo è quasi un lavoro a sé stante. Cioè la mole di informazione che ogni giorno passa online è incredibile. Tu stesso poi hai due verticalità, Google Ads e SEO, cioè già questo sono due verticalità abbastanza importanti. Questo in realtà mi avvantaggia, nel senso che il mio problema qual è? Quando mi rendo conto che c'è una news importante tipo ambito finanziario, però è un argomento di cui io non capisco nulla. È difficile capire se ho preso fischi per fiaschi, se ho ben interpretato la notizia. Errore che mi capita di fare. Se è rilevante o meno. Posso intuire che sia qualcosa di importante, ma siamo sicuri?
Se invece è un argomento che mastichi, è molto più facile capire, cioè hai letto un titolo e hai già capito le implicazioni. Certo. Se domani leggo un titolo che mi dice abbiamo scoperto, non lo so, un nuovo superconduttore, io penso, sì, vabbè, mi fa piacere, però non riesco a immaginarmi il mondo di domani grazie a ciò, no? Quindi penso che nel nostro settore più che mai sia molto importante comunque cercare di avere una vastità di cultura di base, mettiamola così. Cioè, se mi occupo di A, non devo diventare bravo in B e in C, ma devo sapere che esistono e più o meno su quali meccanismi funzionano. Bazzicarle, diciamo, ecco, diciamo sì, almeno questo, sì. Quantomeno bazzicarle. Sì, in effetti. E qua veniamo a quelle che sono appunto le competenze trasversali che bisogna comunque avere fondamentalmente, no? Perché non è che bisogna sapere solamente una cosa e saperla anche benissimo, si rischia di diventare lo Sheldon Cooper, insomma, del web, no? In questo senso. Questa è carina, sì. E dicevo, ma a prescindere da questo, sapevo che l'avresti colta, perché si vede che sei amante di serie TV. Chissà se Simona, la nostra esperta del giornale di serie TV, ci sta seguendo. Intanto ringrazio Antonella Neve che ci ha seguito e ci ha salutato, quindi ricordiamo di salutare anche i nostri utenti, sono collegati 5-6 insomma per il momento, quindi vediamo di incrementare questo numero. Allora, cosa molto importante, Fabio, io apprezzo invece molto il fatto che tu abbia fatto una rassegna stampa che tiene dentro quante più prime pagine possibile. Ovviamente, passami questa metafora, certo. La prima pagina è intesa appunto come notizia interessante, che poi ovviamente si capisce che quelle che tu selezioni, la maggior parte, diciamo almeno il 60%, sono appunto su quelle che sono appunto i SEO e Google Ads, insomma, in quelle che sono le tue competenze, sì. Perché là, come hai detto, rischi di non dire fischi per fiaschi, quindi grande onestà intellettuale da parte tua. Ma io la domanda che ti ho fatto prima, in cui mi hai risposto in parte, allora, tu hai cominciato facendola 5 giorni a settimana, praticamente, sì. No? Poi si è passato a 3 giorni, ora la fai per 3 giorni a settimana, saltando quello che è sabato e domenica, che c'è stato un periodo in cui hai fatto anche sabato, sì. E domenica, e hai notato che andava benissimo, perché ovviamente richiede uno sforzo e una preparazione, perché tu poi arrivi in macchina 5 minuti prima di arrivare là, però hai giù già tutto scritto, hai già fatto tutta una ricerca, quantomeno hai letto ogni notizia che tu riporti, visto che questo. La domanda è, quant'è la fase preparatoria? Perché quello tutto che diventa... tutto compreso tra le 2 e le 2 ore e mezzo, proprio conto della serba. Quindi trovare le notizie non è difficile. Cioè, è quello il paradosso, è la parte meno impegnativa. Infatti è nato così, proprio perché trovare le notizie era facile. Quello che mi richiede un sacco di tempo è pubblicarle. Perché io cosa faccio tendenzialmente? Io attingo a varie fonti. Mi sono fatto un gruppo WhatsApp con me stesso e basta. Durante il giorno, no? Durante la vita normale, capita di vedere una cosa interessante. La sera, quando vai a letto, scorri LinkedIn. LinkedIn è uno dei principali soggetti, ma Facebook, i vari gruppi a cui uno è iscritto, quello che mi viene segnalato. Ciò che mi piace, me lo inoltro a me su WhatsApp. Faccio anch'io così. Come sì. Al mattino lo prendo e mi prendo tutti i link e li trasporto su un WordPress bruttissimo che uso come base. E così mi faccio l'elenco, no? Perché mi serve proprio l'elenco puntato. All'inizio me lo scrivevo a penna, però diventava un mare di fogli da tutte le parti. E sicché con un cellulare mi registro e con un altro leggo. Che tra l'altro è un cellulare piccolo, per cui comincio a avere anche un po' di problemi. E non me lo dirà a me, io ho i doppi occhiali, quindi... Questa parte è veloce. Cioè, trovare le news, ma mezz'ora, avanza. Riscrivere le news, un'altra mezz'ora. Fare il video, 3 minuti. Io lo faccio meno di 3 minuti, perché me lo invio da solo su WhatsApp e non ho voglia di stare a fare tagli e via dicendo, perché se no ti scoppia, cioè diventa troppo grosso. E quindi quello è niente. La cosa lunga è taggare. Il fatto che i social sono sempre poco efficienti. Quindi arrivi lì e scrivi il nome di una persona, pensi, e non esce sempre, è vero, ma no. E non te lo trova. E te ne trova 3 uguali. O chi è? Chi è di questi 3? Cioè, su questa cosa qui perdi un sacco perdi, di tempo. Ci perdi. È incredibile. Però, ora, battuta a parte, per me è stata rivoluzionaria. Cioè, ci ho conosciuto un sacco di gente. Quando vado in una città, la mattina faccio un post e dico stasera ci sono, chi c'è per una birra? E è bellissimo. E quindi sia dal piano umano, cioè, conosci persone competenti che ti fanno domande stimolanti, quindi spesso una cosa non l'hai capita, quindi l'hai raccontata male, arriva uno e ti dice guarda, ci hai capito niente, grazie, cioè mi aiuta, no? Una cosa del genere. Certo. E ne nasce anche occasioni lavorative, no? Cioè, infatti, è proprio Fabio, bello, lo consiglio a tutti.
Ti volevo chiedere questo, cioè tu dicevi non ci vuole niente, non ci vuole niente, poi alla fine tu ci hai detto che proprio i conti della serva ci vogliono 2 ore, 2 ore e mezza, che per tre, ne fai tre, sono 7 ore e mezza. Ok, Sì, a quindi settimana. quindi è una giornata Un giorno lavorativa, lavorativo. quindi, Aspetta, non è che non ci vuole. poi c'è la moderazione dei commenti, cioè, quindi Appunto, questo è il no, farlo. Poi. appunto, e questa già è una giornata lavorativa, più c'è tutto il retroscena appunto dei commenti, di seguire appunto anche l'evoluzione dei post stessi, quindi mettici, non lo so, altre 1 ora al giorno quando le pubblichi, non lo so, Sì, assolutamente. ok, ci metti quindi più o meno 10-11 ore, quindi ben più di una giornata lavorativa e mezza. Metti che lavoriamo su 5 giorni, è vero che diciamo chi lavora sul digitale lavora più o meno quasi sempre, però lavoriamo Domenica con una compresa. giornata, una settimana feriale come si faceva 30 anni fa. E comunque un giorno e mezzo quasi Arriva il momento della vita in cui dici: fermiamo lavori, paga? È una domanda che No, io no, nel lavoro in senso che comunque un'azienda, sia, quindi lo faccio. non è poco, cioè, anzi è Assolutamente tanto, e no. quindi volevo sapere da un lato quali benefici poi effettivamente professionali Se ti ha paga, come portato, ti perché dicevo quello che ci hai appunto. detto prima e che trovo molto interessante, perché poi è davvero una vista da addetto ai lavori, noi diciamo che si occupa di contenuti, noi facciamo un giornale, quindi i contenuti che sappiamo cosa sono, diciamo sempre bisogna pubblicare alle aziende, poi piano editoriale, calendario, almeno un post al giorno, non lo so, almeno qualcosa che sia utile, di valore, come quello che fai tu, però comunque è un lavoro che tu fai. Appunto, qual è il ritorno che tu hai A un avuto dopo certo 2 anni? punto, cioè iniziato il gioco, finita la fase iniziale euforica, a un certo punto dici: qual è il ritorno sull'investimento? Esatto. Perché a un certo punto ti domandi: ok, parliamoci chiaro, io però in 2 anni che faccio questa cosa sono invecchiato di 9 perché mi sono scordato cosa significa il sonno, cioè, o meglio, vivo in un perenne stato di sonno. E comunque ti domandi: ma cioè, ne vale la pena o è un piacere personale? Il piacere personale rimane fondamentale. Se quello non ci fosse, non vai. Però ti domandi anche se c'è un ritorno economico. Il ritorno economico c'è e lo trovo, appunto, è quello che oggi io mi ritrovo a comunicare al cliente. Cioè, tanto che se uno la mettesse proprio sul piano prettamente economico, non dovresti fare altro. Cioè, Quello che ci dovresti siamo detti dire, anche noi due, Ivan, è cioè, vero. dovresti dire il giorno, cioè, il lavoro tecnico, un manuale, prima o poi lo impara chiunque. Quindi quello, tra virgolette, sarebbe delegabile con facilità. Però, con facilità ho detto una cavolata, No, sarebbe vabbè, ma abbiamo capito. teoricamente, Sì, certo. teoricamente delegabile, poi in Formando realtà. le giuste persone, Sì, puoi delegare. esatto, però appunto richiede comunque un bel percorso. No, bisogna Detto formarle questo, le il persone, certo. ritorno economico di un'attività del genere è al di là di ogni più rosea aspettativa. E quindi lo consiglio veramente a chiunque. Soprattutto, ma proprio perché ora così visto sul quello che racconta le novità del marketing, ma vale per tutto. Cioè, se io ho un e-commerce, ho una campagna lead dove vendo assicurazioni, vendo trattori usati, non lo so cosa vendi, ma le persone, prima di tutto, sono persone e quindi comprano relazioni con altre persone. È bene essere ciò che si è. Io quello che ho evitato di fare sin dall'inizio, cosciente del fatto che per una larga parte del pubblico sembro un poco di buono, mettiamola così, non Ma particolarmente no, elegante, non poco di particolarmente. buono, no, no, Vabbè, un no, po' da me direbbero sciagattato, insomma, non ma particolarmente però sciacattato non vuol curato. dire, in toscano non lo mastico tantissimo, ma sciacattato non vuol dire poco di buono, però No, vabbè, però non attenzione. particolarmente curato, no? Attento a Naif, certi dai, dettagli. naif, Sì, naif. però io non potevo mentire. Cioè, quello che consiglio tendenzialmente è non puoi piacere al 100% delle persone, è un po' come nella vita reale. Ne troverai 6 che sono gli amici della vita, 20 con cui vai d'accordo e il resto del paese che di fatto non ti conosce, no? Non lo so. È uguale, funziona qui. Cioè, io non volevo mentire, io ci ho portato quello che era il mio modo di interpretare le cose. Anche se hai accennato prima, anche l'aggiungere una news che non ci incastra niente, Che non ha, abbiamo detto cioè. dietro le quinte, poi adesso lo specifichiamo. Esatto, cioè da un punto di vista algoritmico, cioè se io faccio il tecnico, non paga, non è una cosa sensata, ma a me non piacerebbe. Quindi io devo fare qualche cosa che mi soddisfi o smetterei di farla con piacere. E quella è la cosa più importante per me, il fatto che questa cosa non la percepisca mai come un lavoro, ma come un divertimento.
E quindi a me mi piacciono le caldaie a vapore o mi piacciono appunto stamani un acceleratore, una centrale a fusione, a me mi diverte. E quindi nella narrazione di quello che vado a raccontare c'è un pochino di me, il fatto che mi piace una caldaia a vapore di un traghetto. Allora, giusto, Ivan, fammi dire due cose perché c'è una domanda, ma devo anche fare una puntualizzazione. Quello che ci siamo detti sul contenuto ultimo, Fabio Antichi, per chi non lo conoscesse, ma saranno in pochi, alla fine del lungo elenco di news marketing che lui fa, ci mette appunto una notizia che è decontestualizzata da quella che è la verticalità della sua rassegna stampa, che però poi è molto particolare e denota un certo stile. Seconda cosa, io credo che il valore aggiunto, Fabio, permettimi di dirmelo da addetto anche alla comunicazione in questo senso, Certo. perché la mastico almeno da 8 anni e ho fatto il venditore per tanto tempo. Innanzitutto vendiamo prima noi stessi, prima di vendere quello che è un prodotto. Attenzione. Seconda cosa, tu non hai venduto qualcosa, ma dai un servizio, che questa è la cosa più bella ed è questa la strada che stanno facendo i grandi brand a livello internazionale, Esatto. che hanno messo in pratica durante il periodo del lockdown, quando non potevano vendere nulla, ma hanno cercato di dare contenuti proprio per tenersi la rete collegata. Quindi regalare per vendere è una delle tecniche che meglio funziona. Quindi tutto serve. Non metto mai nella rubrica nessun servizio a pagamento, né nella rubrica cito mai quelle che sono le mie attività. Infatti, No, è cioè, questa io è dico questo. l'eleganza, appunto. Mi sembrerebbe di tradire chi mi sta ascoltando, Infatti. no? Cioè, lo troverei brutto. E quindi ti dico, secondo me il valore aggiunto è la tua toscanità che viene fuori, che questa è la cosa bella, insomma, secondo me, è il vero valore aggiunto. In realtà non sembri, non sono manco d'accordo tanto col discorso del naif. Secondo me il fatto che hai una personalità così simpatica, così trapordante. Ivan, fai vedere la dichiarazione di Carla Cuochi, che l'ha appena fatta, una nostra, chi ci sta guardando adesso. Dice, troppo simpatico Fabio. Secondo me è questo. E subito dopo c'è quella di Michele Senatore che dice che le tue news Grande andrebbero Michele. pagate. E probabilmente questo potrebbe essere uno sviluppo futuro, però effettivamente tu hai detto una cosa bellissima oggi, Fabio. Hai detto che comunque le relazioni sono ancora quelle che pagano. Io sono perfettamente convinto. Quando con Ivan abbiamo fondato questo giornale Smart Marketing, abbiamo cercato di mettere insieme una serie di persone con le quali eravamo entrati in contatto e che è stato il primo zoccolo duro della redazione. Da lì poi andiamo avanti. Io sono convinto che il tuo servizio e le persone con cui ti metti in contatto ti hanno portato sicuramente a fare qualche speech, sicuramente a fare consulenze, sicuramente a fare tutto. E quindi tu stesso hai detto che alla fine, partendo dalle relazioni, se facessi solo questo, forse guadagneresti di più che per il lavoro Certo. tecnico che tu fai. Però ovviamente è una faticata. Allora, niente, salutiamo anche Marisa Pasquarello, che è la nostra fedele lettrice. La domanda che ti faccio io adesso, lettrice, pardon, scusatemi, fedele web aspettatrice, come chiamo io. E quindi, niente, la domanda che tu vuoi fare io adesso è questo. Quindi abbiamo detto 2 ore e mezza circa, poi ovviamente c'è, come hai detto anche tu, una fase molto importante che è quella di andare a commentare e a ringraziare, e lo fai sempre puntualmente. No, soprattutto tante domande in privato, che Infatti. però credo che siano forse la cosa più A importante. tua voglia, È la giustamente. mostra, è, diciamo, la dimostrazione di interesse vera, diciamo così, ecco. Una delle cose che io consiglio, Fabio, scusa, così finisco la domanda e rispondi sia a me che a Ivan, è proprio questa cosa qui. Quello che consiglio anche alle nostre collaboratrici, ai nostri collaboratori, è quello di leggerci gli articoli che pubblichiamo durante il mese, perché io ho imparato molto di più dai nostri collaboratori, dagli articoli che pubblico e che io mi devo leggere per non finire in galera perché sono il direttore responsabile. Ho imparato tantissimo su alcuni settori in cui io sono molto più trasversale che verticale, che magari erano delle mie lacune, piuttosto che fare questo. Secondo me è questo il processo, cioè anche l'autoapprendimento che tu fai cercando e andando a approfondire le varie notizie, secondo me è una qualcosa che non bisogna trascurare, perché secondo me sei il primo che ti diverti, come hai detto, già detto, ma che impari, o sbaglio? Enormemente, ma non solo, cioè ti si crea anche una rete perché appunto mettiamo che una persona mi vede perché parlo di una cosa boh, di Amazon, io non sono verticale su Amazon, ne Infatti. conosco l'importanza, cito quindi che è successo qualcosa interessante, quello mi chiama e mi fa: avrei un consiglio, bisogno di un consiglio su ciò. Se ci arrivo bene, ma nel 90% dei casi gli dirò: guarda, è meglio se chiamiamo la fonte perché è lui che lo sa, se è lui, lei, insomma, se l'ha scritto ne sa più di me. Certo. E quindi crea una rete, no? Perché di fatto puoi passare un contatto, Una cioè è bello, consulenza. no? Oppure dici: guarda, chiediamoglielo insieme, ascolta anche te la risposta. Dici: Madonna, guarda, questo proprio non ci avevo mai pensato in vita mia. E quindi per me è bello, cioè è proprio bello, sono stra-mega contento. Ma questa cosa qui, la giro di là, la giro sul cliente, cioè.
Se te stai vendendo un prodotto, il prodotto da solo risponde a un'esigenza oggettiva, se va bene, se hai fortuna, perché nemmeno detto che risponde a un'esigenza oggettiva. Infatti. Una borsa, io a casa un sacchetto ce l'ho, se compro una borsa è perché voglio un bel sacchetto, se no mi arrangiamo. Tutta questa cosa qui è quanto quella cosa mi piace. E piacere significa far parte di una storia. Quindi, secondo me, ogni persona dovrebbe raccontarsi per la persona che è. E qualsiasi brand è costituito da persone. Se queste persone, appunto, e capisco che sia faticosissimo, non solo in termini di tempo, ma più che altro psicologici. Io tuttora, tutte le mattine, quando prendo il telefono, mi viene da ridere, perché mi vergogno. Quello che sto facendo va un po' contro tutto quello che era stato la mia. Cioè, la mia scala valoriale non prevedeva che a un certo punto uno si dovesse mettere davanti a un telefono e parlare sui social network. Era quasi il male, no? Una cosa del genere. Tu lavoravi dietro le quinte, no? Quindi. Ma sì, ma anche per formazione, no? A casa, no? Cioè, il palcoscenico era una cosa da. Sì. Stiamoci attenti, no? Però invece. Beh, bisogna appunto, qui non si sta parlando di un palcoscenico, ma di relazioni, siamo esseri umani. E se io domani devo andare a comprare il detersivo e c'è uno che mi racconta benissimo come mai quel detersivo deterge così, mi piace di più. Cioè io ho più piacere di partecipare alla storia di questa persona piuttosto di qualcuno che non so chi è. Certo. E è bello anche perché quando poi una persona ti chiama, l'avete detto all'inizio, è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo. Quando io andavo agli eventi, no, e incontravi i miti del settore, li guardavo con occhi, oddio, chi sto incontrando? E delle volte è capitato che qualcuno guardasse me così, no? E io dicevo, guarda, no, no, lascia perdere, siamo uguali. Cioè, no. Questo è veramente un paradosso grandissimo, secondo me, dell'esposizione. Esposizione, spesso, in maniera inconsapevole, corrisponde a qualità, ma non è vero. Cioè, non è, essere visibili non necessariamente significa avere qualità. Io sono. Pensiamo alla televisione italiana, insomma. Io sono peggio di prima. Cioè, prima che facessi una rubrica, avevo più tempo, quindi avevo probabilmente anche miglior qualità. No, ora estremizzo, però cioè, siamo esattamente tutte persone, non ci sono serie, no? Quindi, quando mi capita di incontrare una persona che è appunto in qualche maniera come io, avevo una certa reverenzialità nei confronti di una persona nota nel settore, la prima cosa è: no, 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 siamo uguali. E questo penso è una cosa che mi garberebbe tanto riuscire a trasmettere, no? Cioè, siamo esattamente tutti uguali, siamo qui e tutti insieme, e questo mi garberebbe tanto. Questo è un po' il mio obiettivo, il tutti insieme. Se tutti insieme si concorresse ai vari aspetti, si farebbe una vita migliore. E quindi cerco un po' di calare la mano in quella direzione lì. Ho capito. Non andare avanti, sennò adesso mi sembri Stallone in Rocky 4 che dice: se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutti qua devo Sì. cambiare. No, comunque scherzo, no, ma effettivamente sottoscrivo ogni parola, sottoscrivo ogni parola. Io credo che se ognuno di noi facesse il proprio dovere, l'Italia, il mondo intero sarebbe un mondo migliore. È che molto spesso non facciamo non solo il nostro dovere, ma cerchiamo di danneggiare anche il dovere degli altri. Questo in realtà è il problema. E sul web c'è tanta concorrenza, quindi trovare tanta genuinità, perdonami se ti può sembrare reverenziale il mio discorso, però io sono davvero in brodo di giuggiole oggi per Ma averti guarda, questa io espressione, perché sei davvero come ti aspettavo. ho conosciuto Autentico. un sacco di persone e qui davvero, probabilmente perché appunto il mio format non attrae un altro tipo di persone, ma tutte le persone con cui ho incontrato, ma Michele che è apparso qui poco fa, cioè ragazzi, questa è gente che io non conoscevo, non ci saremmo mai incontrati nella vita, sono persone valide, brave, gentili, disponibili, cioè è spettacolare, cioè te una volta c'hai un dubbio, una persona ti scrive, quello ti risponde, ne nasce una sorta di mutuo aiuto, di collettività, La cavolo, rete, ma è la bellissimo, ho avuto fortuna, ma io non ho quasi mai avuto contatti con persone che si siano rivelate scortesi, o rete. insomma, anzi, è sempre stato bello. Beh, allora, Ivan, non mi ricordo, adesso andiamo sul concreto perché voglio appunto parlare, siccome Beh, mi sembra stamattina. abbastanza concreto tutto quello che abbiamo detto, No, sul comunque. concreto della cosa, no, ci mancherebbe altro. Sai quanti discorsi filosofici, io ne sono amante, ne potevo parlare mezz'ora. Ma siccome abbiamo parlato delle news di marketing, volevo appunto Passiamo.
Facciamo appunto vedere le ultime, facciamo appunto, parliamo appunto delle ultime che hai pubblicato. Le pubblicate oggi, quindi poi ci saranno quelle di mercoledì e quelle di venerdì. Perfettamente, sì, scusami, ma era sfuggito la conseguenza del calendario. No, può capitare. Allora, partiamo da una domanda e poi appunto da una delle notizie che hai dato. La notizia numero 9, che cosa accade? È un grande classicone, ma è sempre bello ripetercelo, perché i dati che ci dà questa tua informazione cambiano da mese a mese, quindi è davvero incredibile capire lo sviluppo che sta avendo il web e dove vanno queste miliardi di informazioni che insomma ci circondano in ogni dove. Allora, la notizia numero 9 della tua news di marketing questa mattina era appunto che cosa accade in un minuto su internet di Federica Roberto, che se non sbaglio è una notizia presa da LinkedIn, vero? Sì, correggimi se sbaglio, da LinkedIn. Allora, parliamone un attimo. Cosa accade? A me la cosa che fa più impressione, vabbè, a parte la presenza di alcuni strumenti, forse non tanto diffusi in Italia o almeno non diffusi per me, tipo io Discord lo uso poco, Clubhouse levata la bolla iniziale, boh, per me ora è un po' finito lì. Quello che mi fa impressione è TikTok. Cioè, secondo me, la crescita che sta facendo TikTok, non solo, la tiktokizzazione del mondo, cioè tutti sono dovuti correre ai ripari. Instagram che mette Reels, poi allunga Reels, poi allunga le storie a un minuto. E chi è ora? Shopify che fa ampia nella versione di Discover. YouTube che mette gli Shorts. TikTok ha creato un nuovo standard. E è proprio una di quelle situazioni dove o ti pieghi o ti spezza. Questa cosa qui non è nemmeno facile da implementare. Che ne so, YouTube Shorts. Non ho ancora capito quanto... esatto. Ma in realtà provo a usarlo, perché... mi ci provo, però o per limiti anagrafici comincio ad avere delle difficoltà, però però hanno creato un nuovo standard, cioè a me piace, io ho allenato un po' il mio feed e escono contenuti che mi piacciono, mi piace TikTok, ci posso passare un'ora senza problemi, No, ma come sempre poi, soprattutto chi denigra TikTok, no, dicono sempre che sono solo balletti oppure ragazzine diciamo un po' svestite o cose di questo genere, che poi non vuol dire niente, però c'è chi denigra a prescindere, è proprio poi l'uso che ne fai, perché se tu appunto sei appassionato di... io vedo, c'è gente che insegna inglese, c'è gente che insegna matematica, c'è gente che insegna scienze, in 40 secondi ti passano dei messaggi, sono bravi loro a saperlo fare, cioè, che non è per tutti, il tema è tutto quello, veramente... poi ovviamente come hai detto tu, se tu alleni l'algoritmo su rispetto a quello che ti piace, a parte che c'è anche la sezione... diciamo preferiti, che tu puoi scorrere anche solo quella, tu impari tantissimo. Ma a me la cosa che mi piace un sacco è che spesso si ha un'immagine delle nuove generazioni come di scapestrati, qui invece trovi dei ragazzini, ragazzine giovanissime con una sensibilità su temi etici che, mamma mia, pagherei, o ragazzi laureandi con una passione pazzesca nella loro materia che ti sanno trasmettere quella passione. È un po' l'effetto Barbero, non so se avete presente Alessandro Barbero, no? Sì. Cioè, storia è una materia che tutti ci diciamo, cavolo, storia, in teoria dovrebbe essere la materia più divertente di tutti. È storia, no? Cioè, sono storie di uomini, di persone, eppure nessuno se la ricorda mai, perché quando la fai a scuola è una mattonata, fatta di grande spauracchio dopo la matematica, il più grande spauracchio dopo la matematica. Esatto, è arrivato a un certo punto Barbero, che ha cominciato a raccontare la storia come se fosse una storia, storie, no? Cioè, storie, appunto, una storia è bellissimo, no? Che cavolo, a me mi ha proprio aperto un mondo. E qui su TikTok trovo quello che mi parla di temi che capisco essere importanti, affascinanti, ma che non sono mai riuscito ad assimilare da solo. Messi in quel modo lì, in un formato snello, leggero, non per questo povero banale, di qualità, ho imparato un sacco di cose. No, e per noi che abbiamo poco tempo potrebbe essere la manna dal cielo, diciamo. Questa è un po' la cosa, la mia più grande paura. Se io penso che quando ero piccolo a me tipo piaceva tanto appunto, piacevano la meccanica, no? Quindi e non c'era tanta informazione, non c'era internet, quindi andavi in cartoleria, compravi un giornale e facevi il retroingegneria, cioè te leggendo la pubblicità leggevi anche quella, perché la pubblicità ti dava un'informazione di un'esigenza che in quel mercato si pensava ci fosse, se no non pubblicizzavano tal prodotto. Oggi una cosa del genere è impensabile. Già a 10 anni facevi questo tipo di ragionamenti? Ammazza! No, non lo facevo in maniera, non lo facevo in maniera cosciente, ma io quando ero piccolo mi ero sempre domandato quant'era di cilindrata un camion.
E non si sapeva, perché c'era automobilismo, e quello c'era, che però costava 8.000 lire e era esattamente la mia paghetta, per cui, cioè, comprato un automobilismo era finito un mese. Quindi, e poi a un certo punto c'è tutto trasporti, che costava 9.000 lire, quindi richiedeva... Non era semplice. Quando comprai il primo tutto trasporti, per un mese era... è stato... no, per un mese. Per sei mesi è stato una reliquia. Cioè, imparavi... tutti abbiamo imparato a memoria un giornale da piccoli, no? Che ti leggevano una frase e potevi proseguire. Perché avevi poca informazione a disposizione, per cui ne assorbivi fino all'ultima goccia di succo. Oggi siamo inondati, e quindi un milione di... è la critica che faccio a me stesso. Un milione di temi curiosi, di cui abbiamo una pillola, ma nemmeno uno che approfondiamo. È vero, è vero. Quindi oggi abbiamo tante informazioni ma non leggiamo. Quando eravamo piccolini spendevamo i nostri soldi per andare a leggere. Io nell'edicolo ho speso patrimoni interi. L'ira di Dio. Oh, enciclopedia a fascicoli, di tutto ho fatto. Tutto ciò che avevo. Avevo anche dei debiti a 14 anni con l'edicola che poi piano piano mi sono... cioè, ho detto di tutto. Ma... terribile, terribile. Allora, senti, Fabio, c'è da Ivan che vuole farti un altro paio di domande sempre sulla news di marketing di oggi. Niente, quello che volevo dirti è questo appunto, la passione per la meccanica e tutto quanto il discorso, TikTok e quant'altro, ma la domanda che ti faccio, i contenuti che si stanno sempre facendo più compatti e più piccoli, attenzione, tornando sempre al discorso dell'approfondimento, quello che hai detto adesso, su Instagram è un'immagine, su TikTok è un video di 40 secondi massimo, tutti che seguono TikTok perché è quello che sta avendo la maggior crescita, la domanda è, ma riusciamo davvero, attenzione, è anche una po' provocazione, non corriamo il rischio di avere tante piccole pillole ma poi di non leggerci più un libro di approfondimento serio? Questo rischio io lo vivo sulla mia pelle, cioè io oggi ho maggiore difficoltà all'approfondimento, cioè anche quando delle volte leggere mi è più difficile perché la sera arrivo stanco, quindi se comincio a leggere mi addormento, quindi spesso cammino, ascolto un podcast che per me è un ottimo modo di approfondimento, infatti mi piace abbastanza, però ammetto che leggendo mi radico la memoria molto meglio che un podcast. E questa cosa un po' mi scoccia. Quindi sì, io un po' questa paura ce l'ho. Non so bene cosa si possa fare, perché per primo ho sempre più difficoltà a trovare il tempo e la concentrazione. La concentrazione, per me è la concentrazione. Più lungo, cioè allora, guarda via la testa. Fabio, hai toccato un punto, perché io ieri avevo attivato da qualche giorno tipo una sorta di sistema nel cellulare dove praticamente ti dice, ti fa il resoconto della settimana e ti dice quanto tempo hai utilizzato il telefono sui social, quanti sblocchi hai fatto in media, e onestamente mi sono un po', non dico vergognato, però anche un po' incazzato con me stesso, perché dico, ma è possibile mai che tu hai fatto tutti quegli sblocchi per vedere cosa? Che avevi anche il vibro e quindi se non, cioè, che, per far cosa? Oppure quanto tempo hai passato sui social? Perché è vero che io magari vado su LinkedIn e su Facebook e poi da lì leggo anche qualcosa, però diciamo lo intervallo anche con stupidaggini, che comunque mi rompono la concentrazione e quindi anche quello che poi vado a leggere non è poi così centrato. Ecco, probabilmente davvero dovremmo fare un po' di ecologia. Ecologia mentale, bella parola, bella, bella domanda, Ivan. Secondo me è un po' il problema, cioè il fatto, e qui veramente ormai mi prendo in giro da solo. Noi qui stiamo facendo parlare un po' tutti, no? E va bene, è bellissimo che tutti possano parlare, però di fatto la qualità dell'informazione media è bassissima. E a me appunto questa cosa dispiace in primis, perché appunto andando a citare roba che faccio in due ore non è il tempo con cui si fa l'informazione, servirebbe un po' di più, perché andrebbe controllata bene, e andare a risalire alle fonti della fonte, no? Cioè il percorso per fare un bel lavoro sarebbe diverso. Va trovato sempre un compromesso. Sicuramente sono spaventato, perché secondo me oggi siamo inondati da tantissima informazione, un po' di scarsa qualità. Tutta la questione, no, che c'è stata da semplicemente titoli clickbait. E quindi allora Google reagisce dicendo selezioniamo una serie di testate di giornali, le paghiamo noi, così non vi dovete preoccupare di come fate i titoli, non dovete accaparrarvi i click, vi paghiamo noi. Però così facendo uccidi, tra virgolette, la libertà di espressione, perché soltanto quelle testate avranno la possibilità. Non è manco vero, Fabio, perché se vediamo così, io ogni tanto apro le news di Google, trovo qualsiasi cosa. Mamma mia, sì, è difficile, cioè, ma anche proprio nell'ambito scientifico,
sono sempre più frequenti i casi in cui, appunto, pubblicato l'algoritmo di come funziona il link fra scienziati, appaiono questi articoli dove citi un'enormità di scienziati, perché è premiante, no? E quindi cioè, è intrinseco nell'essere umano. Sinceramente, la risposta non la so. Sono preoccupato, però, perché secondo me l'approfondimento manca tanto, tanto, tanto. Ma in generale, cioè, Sì, in è una qualsiasi questione, sia, ambito. come detto bene, sia una questione di tempo che di concentrazione, ma quest'ultima è quella che i cellulari, gli smartphone ci sta proprio distruggendo. 7 secondi è la media di attenzione che abbiamo. Ho letto un libro l'anno scorso che ho anche consigliato. E Sì, non diventa me lo davvero un problema ripeterò. perché non riusciamo a fare a meno, soprattutto io e Ivan, che poi pubblichiamo anche contenuti su un giornale e quant'altro. Appena ho pubblicato un articolo, so che non devo farlo, so benissimo, lo spiego pure quando è, però poi andiamo a controllare come sta andando, soprattutto se è un argomento trasversale. Che so, ho parlato di un film, e no, l'ho declinato in chiave social, in chiave di comunicazione, voglio vedere che tipo di riscontro ha avuto piuttosto Certo. che l'articolo dell'altro giorno. Ed è un vero problema perché potremmo farlo una volta al giorno, a fine serata, e Io avremmo questo anche me lo sono questo. imposto. Devo farlo anch'io, non sempre ci riesco, perché poi Quando effettivamente si. pubblico per un quarto d'ora, mi concedo un quarto d'ora dove ci sto dietro per evitare tipo quel commento che dice hai sbagliato una cosa, allora almeno Certo. correggo subito. Però poi per almeno 3-4 ore non riapro. Perché altrimenti c'è cioè, davvero, Sì, pensate, una infatti. delle domande che mi faccio spesso è quando sono al lavoro c'ho WhatsApp, Facebook, Gmail, Slack, Skype, me ne sto dimenticando qualcuno di Sì, sicuro. sicuro, Cioè, sicuro. ragazzi, questo non è informazione, è un bombardamento. Esatto. Cioè, Siamo sotto attacco, no, infatti. è Under a attack. naspi. E questo però sta a noi, cioè, secondo me, una rivoluzione che dovremmo imparare a fare su noi stessi sarà proprio quella di farsi dei task dentro la testa, Infatti, è vero. faccio questo, faccio quello, faccio l'altro e mi metto i paraocchi in qualche modo, perché Una altrimenti disciplina. sì, siamo sempre inondati da un sacco di cose che rischiamo di, cioè, io mi ricordo meglio quel giornale comprato a 9 anni a distanza di tanti, 30 e passa, che roba che ho letto l'altro ieri. No, ma è vero. Tra l'altro io faccio sempre questo parallelismo. Io sono, diciamo, ho studiato veramente negli anni 90, perché poi sono troppo piccolo, e diciamo, il mio incubo peggiore era il telecomando vicino alla scrivania, perché ero, essendo Accendevi la anni TV. 90, volevo guardare la TV, da telefilm, non è ancora serie, ma telefilm, MTV, insomma, e quant'altro. E però era solo il telecomando, bastava mettere il telecomando lontano da te. Fine della storia, cioè tutte le distrazioni possibili e immaginabili erano terminate. Oggi è completamente differente, quindi sicuramente molto più Quando complicato. c'erano i videogames, c'è stato quel periodo della vita in cui delle volte la sera bevevo una birra con gli amici e pensavi quasi quasi torno a casa e finisco la partita. Questa cosa scatenò un Terribile, enorme campanello terribile. d'allarme. Io da quel giorno smisi di giocare. Non mi è riuscito con TikTok. Io la sera torno a casa che ho un sonno che muoio, mi siedo, accendo un attimo il cellulare, ci posso passare un'ora. No? Sì. E E questa è una cosa che mi senza spaventa un sacco. accorgertene, Senza la cosa accorgermi. incredibile è che il tempo veramente, c'è una cosa di Einstein da dirti, è veramente relativo. Sui social il tempo passa in una maniera, è un altro tempo, non è quello Sì, dell'orologio, sì, è sì, un sì, altro sì. tempo. Cioè, stai là, fai di tuo notifiche, è passato un'ora. Che non mi Me succede con un libro, e questo veramente me ne ne accorgo vergogno, è quando una succede, vita. è Cioè, io vero. me lo ricordo quando lessi Asimov la prima volta, io la sera uscivo e pensavo, ragazzi, mi dispiace, io torno a casa. Cioè, a me come finiva quella storia? Non fremevo. E oggi che non mi succede un'emozione del genere nei confronti di un libro è tantissimo, e mi vergogno di ciò, letteralmente. Va bene, torniamo alla news di marketing. Ivan, fai entrambe le domande su quelle Sì, che no, sono le due guarda, cose più onestamente poi interessanti. le news mi interessano fino a un certo punto. Secondo me è molto più interessante, Hai diciamo, fatto. il dietro le quinte. Beh, sono No, sincero, devo guarda, una dire. delle news riguardava il dropshipping. Però quello sicuramente mi interessa perché è trasversale a tutta una serie di cose, Noi, perché tu secondo hai. me, siamo un esempio di dropshipping. Cioè, nel senso, te quando fai dropshipping, cosa fai? Prendi un prodotto già presente, già Esatto. venduto da altri X mila, che perché uno dovrebbe comprare da te? Escludiamo il fatto della dinamica di prezzo, visto che tendenzialmente avrai il prezzo degli altri, oppure dovrai lavorare a una marginalità ignobile, quindi insomma non stai di fatto lavorando, ma ti stai sacrificando molto. Perché una persona dovrebbe comprare da te? Perché te ci metti un valore aggiunto immateriale, che di nuovo sei te.
Cioè, io se domani devo comprare, non so, devo lavare l'auto, boh, ce n'è un sacco di shampoo per auto e probabilmente sono tutti buoni, più o meno costano tutti uguali e non è un euro di prezzo di differenza che cambierà per me, boh, cioè, Esatto. quindi perché comprarlo lì o comprarlo là? Sicuramente per ragioni tecniche, nel senso, chi non c'è non lo troverò, chi c'è godrà di una certa visibilità, ma se me lo racconti, se mi spieghi perché, mi aiuti, io a quel punto lì mi sento da te accompagnato a questo percorso, comunque mi piace concorrere al tuo benessere, perché mi piaci, no? Mi piace come questa persona si sta relazionando a questo mondo e penso, preferisco dare una mano a lui che a un chissà chi, no? Quello è quello Fabio, che consiglio. facciamo una promo a te, diciamo anche le tue verticalità. Io sono sempre molto come dire, affascinato dal mondo advertising, no? A parte Facebook e quant'altro, ma poi ovviamente Google è il motore di ricerca, diciamo, più assoluto, più usato in Italia, forse più del 92%, ma questo l'avevo letto qualche anno fa, magari anche siamo arrivati Si al 90%. domina, stradomina. Esatto. Allora, a parte il fatto che voglio sapere tu da quanto ci lavori, quindi per sapere un po' questo, ma poi mettiti nei panni di uno che ha 22 anni e dice voglio diventare, non so, cintura nera di Google Ads. Che devo fare? Perché Allora, all'università non è che ti fanno esame di Google Ads, per esempio, oppure sono cosa devo tantissime fare? domande. Allora, da un certo punto di vista, la cosa che mi viene a dire è che online si trova tutto gratis. Serve Ok. tempo, perché il contenuto a pagamento, di fatto, non è che contiene qualcosa che online non c'era, ma lo condensa e eventualmente lo rende più fruibile. In funzione di disponibilità economiche o di tempo, uno preferisce una strada rispetto all'altra. Hai soldi ma poco tempo, comprati un corso. Non hai soldi, però hai disponibilità di tempo, studia. E tendenzialmente prova, perché tanto come sempre, quando ti sporchi le mani, che capisci come funzionano le cose, no? Cioè, dal piano teorico al vabbè, però ora va fatto e bisogna rispondere a un cliente che ha certe aspettative in certi tempi e certi budget che non sono mai quelli del manuale, c'è una bella differenza. E quindi consiglio a una persona giovane che si sta avvicinando a questo mondo, tendenzialmente di essere curiosa. Appunto, online si trova tutto. Affrontarlo con divertimento, guardare che cosa succede, semplicemente andando su Google a fare due ricerche. Vedi che cosa stanno facendo gli altri, trai le tue conclusioni. E forse non ti conviene nemmeno troppo adottare strategie che hai letto online. Cioè, prendine, cerca di comprenderne la ratio, ma interpreta e rendi la tua. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi, giochi all'inseguimento. Quindi, fai una cosa tua, il tuo punto di vista. Poi, appunto, le questioni tecniche è un manuale, 2 più 2 fa 4, punto. Quello va imparato e no, da lì non se ne scappa. Ma l'applicazione di quel 4, mettici un po' di tuo. E credo che un grande vantaggio sia tendenzialmente comunque avere appunto competenze trasversali, quindi scuriosare anche in ambiti che non ti aspetteresti mai. Cioè, faccio un esempio, no? Appunto, la mia passione per i trattori. A un certo punto è stata utilissima nella carriera perché ti capita il cliente che vende quella roba lì e in te trova Come uno che quando ti racconta capisci? una cosa ti dice: oh, che spettacolo, è una vita. Quindi cercare di fare una cosa del genere, secondo me, è utile. L'altra domanda qual era? Me l'hai richiesto quando uno è giovane, Esatto, aspetta, ma penso che tu mi abbia no, eh. hai risposto a tutto. Era il percorso che doveva fare Ok. una persona per questo. Ivan, facciamo, c'aveva dietro le quinte, abbiamo fatto, insomma, come dire, un focus group per decidere quali erano le cose più interessanti della news di marketing. Scusatemi se torno ancora alla news di marketing, però dobbiamo anche parlare di questa perché è questo il valore aggiunto che mi ha permesso di conoscere Fabio, altrimenti non sarebbe stato qui con noi oggi in questa piacevolissima diretta. L'altra domanda che dovevi fare tu, appunto, era quella sulla cosa che a Fabio oggi, secondo lui, era la notizia più importante. Ah La sì, vuoi dire? Sì. mondo Amazon, vendite Sì, questa Amazon. cosa praticamente nel Google Merchant Center, che è il posto dove andiamo a dire a Google quali prodotti sono presenti nel nostro sito, quindi è uno dei pezzi più importanti e forse un po' sottovalutato in tanti casi, è Infatti. apparsa o sta apparendo una nuova opzione che invece di prendere i prodotti dal tuo sito, come è sempre stato, li prenderà da Amazon. Quindi riconoscerà il mio brand, il mio, penso di sì, su Amazon e mi permetterà di esportare i prodotti da lì. Questa cosa qui potrebbe essere veramente importantissima perché renderebbe snello, molto veloce per chiunque stia vendendo su Amazon trasferirsi su Google. Su questo.
Quindi Google entra a gamba tesa e hai già iniziato questo percorso un po' di tempo fa in diretta concorrenza di Amazon. La grande differenza era appunto la disponibilità di prodotti tra i due e il fatto che Amazon cura tutta cioè su Amazon Bravissima. te non ti preoccupi mai, cioè tutto il pagamento avviene dentro Amazon, che di fatto ti fa da garante. Certo. Su Google, quando ti trovi un prodotto, a un certo punto arrivi al sito del cliente, che se non è bello, se non è chiaro, se non è eccetera, eccetera, Google è sempre più severo, eh? Cioè, del cliente vuole sapere in quanto tempo spedisci, in quanto tempo costa la spedizione, Chiaro. tutti questi dati li ha in modo estremamente chiaro e concorrono alla tua visibilità. Però diciamo che se quello a un certo punto chiude è un SRL, ha chiuso, cioè quello Google non te lo garantisce. Però Google si sta attrezzando per farti tutto il gateway di pagamento. Quindi vendi, hai un e-commerce che vende su Google senza che l'utente sia mai entrato sul tuo e-commerce. Da una parte bellissimo, da una parte lo svantaggio qual è? Che non hai padronanza del dato, che Ma il rimane cliente non è più il solo. tuo in questo modo. Esatto, questo è il Cioè, grande come paura. l'Instagram Shop praticamente. È che quello che stanno facendo tutte le piattaforme è dire tengo tutto in casa mia. Cioè, Esatto. oggi Beh, Google è sia un vantaggio diventato. che uno svantaggio questo, insomma. Sì, esatto. Se sei grande, probabilmente è uno svantaggio. Se sei Nike, per esempio, forse è uno svantaggio, perché appunto il cliente non è più il tuo, il dato non è più il Allora, tuo. nel caso dei grandi colossi, in realtà è un po' più semplice perché, tipo, proprio Nike, se non erro, se vado sul sito non c'è l'e-commerce, ma quando vai a comprare ti manda presso alcuni suoi rivenditori. Perché il lavoro di Nike non è certo vendere le scarpe dentro il suo sito, è per loro uno sbattimento. Il lavoro di Nike è far sì che io desideri le Nike. Cioè, il resto è conseguenza che passi dal sito X o dal sito Y, che gli cambia? O da Foot Locker, insomma, infatti. Esatto, cioè per loro è un non è quella il core business. È invece molto più difficile per chi è piccolo. Per chi è piccolo invece non ha quel volume di dati né quella pressione Certo. politica per poter ottenere certe cose. Ha bisogno di, se riesce a fare qualcosa da solo, se riesce a fare una cosina un pochino più carina, più personale, può essere il motivo di scelta e distinzione in un mercato altrimenti saturo. Se tutto si omologa, no, classico esempio, io sono un piccolino. Nasco ora, adotto una piattaforma di e-commerce standardizzatissima. Wow, in 5 minuti la tiro in piedi, in 5 minuti, se il mio prodotto non è particolarmente forte, io sono nessuno. Certo. Il mio prodotto è uguale a quello degli altri, la mia piattaforma è uguale a quella degli altri, sopra non c'è una storia particolare, io non esisto. Sono lì, nel mezzo, nessuno mi odia, nessuno mi ama. Quindi questi aspetti qui, secondo me, rischiano di essere più rischiosi per un piccolo che per un grande. Infatti. Va bene, quindi comunque per chi ancora non l'ha fatto, vi invitiamo a vedere appunto le news di marketing di oggi di Fabio. Le trovate su LinkedIn, le trovate su Facebook, insomma Le su questi trovate su piatti. Google perché basta scrivere Fabio Antichi e viene Infatti, fuori il quindi, suo sito. vabbè, ma volevo escluderlo apposta per quello che ha detto, perché insomma, non era, insomma così non passavamo attraverso Google, altri dati a Google, insomma, le big tech diventano sempre più big. Va bene, allora, Fabio, io credo che abbiamo finito. Davvero, ti dico una cosa, sei fortunato perché noi, allora, nasciamo in Puglia, però il buon Ivan si trova a Milano, io mi trovo a Taranto. Credo che sia più Buon possibile per che tu ti voi. trovi a Milano a farti una birra, No. quindi Ah, no. in questo momento sono a Pisa io. Ho capito, sì, so che, però è più probabile che, visto il lavoro che fai e quant'altro, sia più probabile trovarti a Milano che trovarti a Taranto. Però di sicuro in Puglia, come tutti i buoni toscani, verrai anche da noi per fare proprio le vacanze. Quindi ti invitiamo davvero a quella simpatica birra, perché quando stare a queste parti, vienici a trovare, perché sarai il nostro gradito ospite, perché davvero è stata la puntata che mi aspettavo. È stata simpatica, super performante, super interessante. Super interessante, soprattutto. È super interessante. E niente, continuo a dire che il valore aggiunto, al di là del fatto che ti sbatti 3 volte alla settimana per trovare tutte le informazioni e tutto quanto, il valore aggiunto è la tua simpatia umana, la tua empatia, c'è l'empatia che c'è, cioè, no, davvero, è, secondo me, è quello che tu vivi ancora oggi, secondo quello che hai detto prima, a metà della come un piccolo, secondo me, è davvero il tuo core business. Ecco, parliamone così, visto che si usa il Fabio Antico sei tu con quei capelli ricci e con questo fare un po' Ecco, scanzonato, non ti tagliare mai i capelli perché altrimenti non ci no, no, conosciamo. questo Ormai è la no, fine. oramai è come la chioma di Cocciante, cioè, capito? Cioè, Battisti, volevo dire, insomma, quindi No, uguale. Cocciante anche. Se c'è un Anche Cocciante. minuto vi racconto un Sì, aneddoto in vai, merito. vai, Cioè, ce l'abbiamo, vai tranquillo. davanti a casa mia c'è un circolo che c'ha, sai che la parte
parte il ristorante, no? Tutti i volontari, queste scene un po', tutti i fine settimana. E io andavo lì a dare una mano, no? A far cameriere, ti diverti, conosci un sacco di vecchiettini. E c'avevo sempre avuto i capelli lunghi, no? E conoscevi tutti, no? Tanto la gente che viene, sempre la stessa. Una volta mi sono tagliato i capelli, non mi riconosceva più nessuno. E lì ho imparato una cosa, le persone ti memorizzano per la prima cosa che gli rimane in mente. Siccome la seconda in classifica è che sono grasso, mi sono subito fatto ricrescere i capelli, mi faceva più comodo farmi ricordare per i capelli che per la pancia sporgente. Senti, allora, ecco, allora sì. Fabio, siamo arrivati all'ora, ti diamo, diciamo, i saluti anche grazie ad una, diciamo, persona che ci segue spesso, a cui siamo anche molto affezionati, che è Carla Poghi, che, diciamo, ti fa ampissimi complimenti, quindi grazie. Questo ci faceva piacere dirtelo. Noi, come al solito, vi salutiamo, vi invitiamo appunto a seguire le nostre puntate live di Incontri Ravvicinati anche, diciamo, nelle settimane successive, e di ovviamente leggerci su Smart Marketing, che è smartnews.it, è il nostro link, sì. E diciamo di seguirci su tutte le pagine social. Questo, perfetto. Devo dire una cosa, perché l'abbiamo deciso eccezionalmente, intervieni se sto dicendo la data sbagliata, no. Eccezionalmente la settimana prossima non andiamo in onda di lunedì, ma torneremo di giovedì, perché esatto. Ci sono un po' di problemi personali e lavorativi per Ivan, esatto, e non riusciamo a garantire lunedì. Quindi giovedì 9, dopo l'Immacolata, insomma, saremo già in stile natalizio, magari mi faccio trovare con la barba da Babbo Natale. Sì, col cappello di Natale, vediamo. Sarebbe, anche perché già il boccione ce l'ho, oh, 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 buon Natale, già ci sta, insomma. E niente, ringraziamo ancora Fabio Antichi. E grazie a voi. Vi avevo promesso che sarebbe stata super interessante la puntata, per chi si è collegato ci sarà. Ovviamente questo contenuto lo potrete rivedere in su YouTube, sui social, sui nostri vari social. Esatto. Grazie ancora Fabio per aver partecipato, spero che questa sia la prima di una lunga serie di collaborazioni, perché anche umanamente se ti sento molto vicino alla nostra ricambiato adesso. Vabbè, allora la letteratura ci ha insegnato che i grandi amori sono sempre non corrisposti, quindi solo le tragedie sono, lo diceva Shakespeare, quindi insomma, va bene. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao, grazie mille.